Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Pokémon Scarlatto. La scorsa volta abbiamo sconfitto Bruna, la leader della sezione fuoco del Team Star, e adesso andiamo verso la nostra quarta palestra. Io ho scelto di fare quella di tipo normale. Per farlo però facciamo la strada lunga, potremmo direttamente volare dove c'è la palestra, però facciamo la strada un pochino più lunga perché voglio sfruttare l'occasione per far evolvere Pomo in Pomo. Per fare questo abbiamo bisogno che Pomo compia 1000 passi in modalità Let's Go, quindi io l'ho già tirato fuori dalla Pokéball premendo R e adesso dobbiamo, innanzitutto dovrebbe svegliarsi Pomo senza farci prendere magari dal Tauros. Ecco che si è alzato e adesso ci segue, perfetto. Lui deve seguirci così e compiere 1000 passi. Ecco, adesso qua abbiamo preso il Tauros, purtroppo. Ottimo. Allora, noi gli facciamo fossa. E magari ci dà già i punti esperienza necessari per salire di livello. Perché Pomo deve fare appunto questi 1000 passi ed è importante che quando lo tirate fuori dalla Pokéball lui non corra troppo, o meglio voi non correte troppo, perché lui non deve rimanere indietro, perché se rimane troppo indietro finisce che ritorna all'interno della Pokéball e dovete ricominciare da capo. Quindi vi tenete un passo normale, vi fate la vostra passeggiatina, penso intorno ai 5-7 minuti, intanto magari abbattete qualche Pokémon selvatico, possibilmente evitate gli allenatori perché ho visto che c'è un po' il gesto di buttarlo fuori dalla Pokéball e quindi non vorrei che ritornasse a zero il counter dei passi, quindi preferibilmente Pokémon selvatici, e quando poi avrete fatto i 1000 passi e lui salirà di livello, questo si evolverà. Io adesso un po' di passi glieli ho già fatti fare e adesso vediamo, è solo questione, dovrebbero mancarne pochi, vediamo come va, se si evolve, se li ho fatti nella maniera giusta e soprattutto se ne ho fatti abbastanza. Vediamo con questo Tauros, se saliamo di livello scopriamo subito se siamo pronti ad evolverci o meno. No, ci manca ancora un pochino. Ecco, dicevo, questo è il passo da tenere. Dice, non troppo lento, ma neanche troppo veloce. Controllate che il Pomo vi segua. Non lasciatelo indietro. Pomo, non stare lì fermo. Ecco che ci segue bene. Ecco, il passo da tenere, se riesco a far vedere, è questo, in modo che lui possa affiancarsi e poi starci a fianco. Adesso magari abbattiamo le Lechonk e vediamo. Adesso è solo questione di farlo salire di livello. Non mi sembrava il caso di fare tutti i 1000 passi direttamente in questo episodio, perché sennò ne andava via più di metà di sicuro. E non sale ancora. Ecco, vediamo se riusciamo a fare un pezzo di camminata in compagnia. Ecco, così, in modo che lui possa stare esattamente di fianco. Qui ho visto degli Oinkolong che possono darci esperienza più facilmente. Eccolo qua. Poi dopo li cattureremo. Adesso l'importante è sconfiggerli, perché a noi serve l'esperienza. Sono curioso di vedere cosa fa quel odore tenace. Magari ti toglie solo l'abilità e basta. Un altro sberle tese e dovremmo essere a posto. Esatto, anche se lo colpisce solo due volte. Perfetto. Vediamo se tutto è andato per il verso giusto. Dovrebbe evolversi se sale di livello. Allora, di salire è salito, e quindi vediamo. Sì, si evolve. Eccolo qua. Pomot. Così abbiamo anche un pochino più di potenza per quanto riguarda le mosse di tipo lotta. Oh, 41 kg pesa, eh.
Quindi è già bello, bello piazzato. Ecco, se volete far evolvere il vostro Pomo in Pomot, adesso sapete come farlo. Preghiera vitale. Questo è un attacco abbastanza interessante. Facciamogli dimenticare una mossa. Perché preghiera vitale intona una preghiera compassionevole rianimando un Pokémon della squadra esausto, restituendogli metà dei suoi PS. Quindi è un po' come un revitalizzante. Diciamo, forse da tenere durante l'avventura, siccome ci sono i revitalizzanti, non è che serve a molto, ma nel caso vogliate usarlo a livello competitivo è un pochino più utile. Io penso di non fargliela imparare perché appunto durante la nostra avventura abbiamo i revitalizzanti e quindi non lo ritengo necessario. Però se lo volete fare competitivo sicuramente è una buona mossa. Allora, direi che più o meno siamo a posto. Io vorrei far salire anche un po' il Crocalor. Però direi che visto che abbiamo già l'opzione di poter volare dove c'è la palestra, io mi ci recherei subito. Almeno da iniziare a fare il test. Poi quella di Leudapoli la faremo probabilmente subito dopo. Eccoci. Allora andiamo a vedere cosa ci chiedono come test. Stavo per andare di qua che la strada è chilometrica. Qui c'è un'arena teatrale, sembra. Con degli Oinkologne di ritratto. Qui dentro cosa c'è? Niente. Troppo buio per vederlo. Allora, la palestra. Ah, giusto qua davanti. Quindi senza troppi problemi di localizzazione. Ah, un Grident, stavo dicendo. Cos'è quel coso, quell'ammasso che vedo? È un Grident. Uno dei super 4, ecco. Questo cosa parla? Romano? Sì, dai, diciamo che andiamo abbastanza bene. Io so Capsi. Accento romanaccio proprio. Mica mozzico. È un altro Super 4. Sono curioso di sapere come l'hanno fatto in inglese, perché in italiano gli è andato l'accento romano, ma bisogna vedere un po' anche perché. Questo magari guardando anche la versione inglese del gioco potrebbe darci qualche informazione, vedere se è una cosa specifica che hanno voluto fare nella versione italiana, oppure se anche in quello inglese parla una specie di dialetto, allora poi si risolve tutto. Benvenuto alla palestra di Mesturia. Inseriamo il nome nel registro e vediamo che test dobbiamo fare. Ordinare un menu segreto? Il ristorante L'Oro in Bocca. Ok. Ai clienti abituali piace così. Questo è il nostro indizio. Cerchiamo gli indizi sul menu. Prima faccio un salto al centro Pokémon perché mi sa che non ho curato la squadra. Allora. Sfidanti.
Questo è uno sfidante. Non il Grigan. Questo c'ha l'aspetto da sfidante. Allora, questo dovrebbe essere l'oro in bocca. A vederlo così, può essere solo questo il ristorante. Ah, ecco, lui deve fare l'esame. Gino studente. Dance Pass. Bello resistente. Sbadiglio, no. Sbadiglio è proprio roba che non sopporto. Mandiamo subito fuori Pomote e pigliamo la sberle. Tendenzialmente non dovrebbe riutilizzare sbadiglio. Esatto. Super efficace però, dobbiamo fare attenzione ai Dunsparce. Dai. Quattro sberle. Ancora uno. Ok. A posto. Tanto Flozel arriva a livello 28. Esatto. Vediamo qual è il suo. Il verso del Pokémon alato azzurro. Pokémon alato azzurro. Ok, gliel'ho richiesto perché me lo sono dovuto scrivere. Adesso mettiamo il Pomo in prima posizione. Pomo in prima posizione. E vediamo di cercare il secondo sfidante. Sicuramente li riconosciamo perché hanno la divisa dell'Accademia. Esatto. Gumshoes. Andiamo di sberle. Qua ne abbiamo fatte solo due. Pomot evita l'attacco. Grande. Quindi adesso KO. E ci becchiamo il secondo indizio. Grindent, noi continuiamo a lottare con Pomot perché è l'ultima, è l'unica soluzione che funziona velocemente. E Grindent è un po' più tosto di Gumshoes. Contrattacco. Dai, fagli una cinquina di sberle che così va giù. Purtroppo no. Manda lui il KO. Però va bene, l'abbiamo tirato giù a sufficienza per poterlo far liquidare. Abbiamo sia il Fletchlinger sia il Crocalor, però secondo me è turno di Crocalor perché deve prendere lui più esperienza.
se no non salirà mai di livello. Poi abbiamo ancora azione, dobbiamo cambiare, dobbiamo sistemare un attimo le mosse. Magari facciamo una piccola interruzione quando abbiamo accesso alla sfida della palestra e contro... Oh, perfetto! Stavo giusto dicendo, deve imparare qualcos'altro. Allora qua, vediamo, brucia tutto, distrugge le bacche. Però appunto brucia tutto, è più potente di braciere, quindi togliamo braciere e lo sostituiamo con lanciafiamme. Direi decisamente. Appunto, stavo giusto dicendo che dopo avremo dato un'occhiata magari alle MT per vedere se può imparare qualcosa che lo potenzi un attimo, che lo rende un attimo più agguerrito, ecco. Un intruso in gelateria. Scriviamo anche questo. Ok, e adesso andiamo un salto al centro Pokémon che abbiamo subito qua. E adesso ci manca l'ultimo di sfidante. Allora, vediamo un po' dove potrebbe essere. Eccolo qua. Proprio di fianco alla palestra. Mi sa che prima ci siamo passati di fianco e non l'abbiamo notato. Un bel ursa. Sperlettine. Quattro sarebbero ideali. E lui ce ne fa solo due. Ma boh, a me non interessa perché la mia illusione di... Perché tanto con queste sberle... Dopo guardo però, prima di affrontare la palestra, se c'è qualcosa. Sarebbe fighissimo, secondo me, che va molto molto bene se si può insegnargli crescipugno. Crescipugno è veramente tanta tanta roba. Anche doppio smash per Flotel, questo potrebbe andare molto bene. Tiriamo via azione, di sicuro. Ok, adesso prendiamo l'ultimo indizio. Vediamo qual è. Tenebre circondate da scale. Perfetto, abbiamo i nostri 4 indizi in totale. Andiamo al ristorante. Che ho visto prima. È questo qua. Voilà. Ah, qua stavolta possiamo addirittura entrare. Di solito hanno quasi tolto tutto per quanto riguarda gli interni. E qua vediamo esame della palestra. E gli indizi li ho raccolti, però bisogna vedere cosa vogliono dire. Allora, io andrei di bisteccozzo per una persona. Fuoco medio e niente contorno, o meglio niente condimento. Ok, ci hanno servito un menu normale. Devo un attimo pensare a come usare questi indizi. Allora, a noi hanno detto di chiedere ai clienti abituali. Questo riserva più di una sorpresa. Non so di cosa parli. Ok, lui probabilmente è un cliente abituale. E c'è spremere del limone su qualsiasi piatto e gli dona una punta di acidulo che lo rende più buono.
Quindi, ok, questo probabilmente è il nostro indizio. Qua sopra non si può andare? No. Ok, quindi vediamo se qua c'è qualcun altro che ci può dire qualcosa. Ok, no. No. Quindi probabilmente saranno fuori gli altri indizi. Devo un attimo pensare. Abbiamo il verso di un Pokémon alato azzurro, un intruso in gelateria e tenebre circondate da scale. A parte che quella è una gelateria. C'è il carretto dei gelati. Perché lì è dove ci ha dato l'indizio. C'è la bambina che abbiamo sfidato e ci ha dato l'indizio. Se noi guardiamo i gelati: mente cioccolato, gassosa, mango, salsa teriyaki, polpette di riso alla griglia. Quindi questo è l'intruso in gelateria. Quindi allora, il primo passaggio sicuramente saranno le polpette di riso. Quindi magari vicino al dove abbiamo battuto gli altri c'è anche la soluzione che stiamo cercando. Allora, l'altro era là. E quello è il Pokémon alato azzurro. Squawkability sa parlare. Parlare. Sa fare pure di meglio. L'ha detto due volte. Secondo me è due. Per due. Pensavo che dovevamo fare riferimento proprio al verso. Invece ce l'ha proprio detto lui. Per due. Andiamo a vedere. Qua dovrebbe esserci il terzo. Infatti, eccolo giù là. Lì ci sono le scale. C'era quella porta che mi aveva incuriosito già prima. Questa è buia. C'è scritto qualcosa, ma si legge a malapena. Fuoco bomba. Ok, quindi abbiamo per due. Polpette di riso per due. Cottura fuoco bomba con il limone. Sprintino. Perfetto, abbiamo il menu segreto. Io pensavo che bisognava tirare fuori molto di più dagli indizi, mentre invece gli indizi erano riferiti a dei luoghi dove c'erano nascoste direttamente le risposte. Allora, noi vogliamo le polpette di riso grigliate per due persone. Cottura, fiamma viva, fuoco bomba e limone come condimento. È comparsa un'arena. Cioè, è la gente che era al tavolo, però. È la gente che era al tavolo, che fine ha fatto? Era finto? Vabbè, già che ci siamo, proviamo il capo palestra. Sì. Vogliamo sfidare il capo palestra. No! Era lui! Era lui che ci ha dato l'indizio ed è lui il capo palestra. Abbastanza sorprendente come cosa. Komala. Iniziamo. Vai Pomo. Una lotta digestiva. Noi andiamo di sberle tese subito.
Fanne 3, fanne 3. 4 fanne. Fanne 4, fanne 4. Ci voleva una sberletta in più. Io faccio un cambio tattico con Crabrawler e lo finisco con Breccia. Così di sicuro mi fa qualcosa, tenterà l'attacco. E così il Pomot non si addormenta. Ah no, usa ancora Sbadiglio. Quindi diciamo un po' una noia questo qua, Umala. Usa Schianto. Evita! Bravo Crabrawler. Bravissimo. E che adesso ci addormentiamo. Dai. No, per il momento no. Ecco, infatti adesso siamo caduti nel sonno. Però possiamo cambiare Pokémon. Cosa di interessante. Almeno avendoci dato il cambio non dobbiamo sprecare noi il turno. Quindi ottimo per riportare fuori Dunsparce. Questa è l'evoluzione di Dunsparce. Cioè ma è identico. Cioè gli hanno attaccato là un pezzetto in più. Qua fagli 5 sberle di primo. Qua Girabite super efficace su di noi. Fagliene come minimo 3. Ancora uno. Sì. È fatta. Cioè comunque hanno fatto uno sforzo colossale per l'evoluzione di Dunsparce. Proprio. Sì, qua dobbiamo un attimo cambiare. Dobbiamo studiarci un attimo la strategia. Io manderei Fletchlinder. Perché il Pomot potrebbe subire un attacco. Vediamo anche chi è il suo prossimo. Perché questo sarà quello che manderà in Terra Crystal anche. Esatto, Staraptor. Ecco, così innanzitutto non ci siamo beccati la prepotenza, che è già buona. Ma sfruttiamo acrobazia. Perché lui adesso si racristallizzerà. Ha dovuto intervenire la cuoca per vedere di fargli teracristallizzare il Pokémon. Sulla una folla è arrivata. A lui sembra proprio il tipissimo scazzato dal lavoro proprio. Poi anche così sistemandosi il cravattino. La cosa può essere interessante perché lui ha teracristallizzato e adesso Staraptor ha perso il suo tipo volante tendenzialmente. Tendenzialmente è vero che c'è anche quel problema lì. Io non so se lo reggo in velocità. A me
mia preoccupazione con Pomote è quella di non reggerlo in velocità. Per cui lo tiriamo giù un pochino. Vediamo quanto resiste la squadra. E soprattutto dobbiamo curare il Pomote. Pinkatu, di tipo acciaio, dovrebbe avere più resistenza. Quindi questo ci permetterà di andare a curare Pomo. E poi dovremo riuscire a sfruttare bene Sberle Tese. Lui continua a usare facciata imperterrito proprio. Un PS. Buono. Vediamo se... No, tentiamolo ancora. Tanto usa facciata ancora. E adesso, se il pomo resiste, la chiudiamo anche abbastanza in fretta. Direi che la proviamo, eh. Così magari abbiamo un pochino più di resistenza. E già che ce l'abbiamo anche noi, Terra Crystal, è peccato non usarlo. Sarebbe stato forse più comodo per lui di tipo lotta, però comunque le mosse sono stabbate ugualmente. Cioè, le mosse elettriche sono stabbate. Però c'è il rischio. Di poco. Ma io faccio la strategia, sicuramente sarà abbastanza appagante. Farà il suo sporco lavoro di usare un revitalizzante su Fletchlinder e finirlo con attacco rapido. Lui continua a usare facciata, che tra l'altro abbiamo rischiato con Scintilla, perché potevamo paralizzarlo e fargli fare molti più danni. Invece così noi sfruttiamo la nostra priorità con attacco rapido e andiamo a chiudere in fretta la lotta. Attacco rapido. Perfetto. Sarà anche ora che Fletchlinder si evolve in Talonflame, eh? Infatti, giusto dicendo. Quindi, ottimo finale, direi. Quindi, prendiamo la medaglia e poi chiudiamo l'episodio. Talonflame, uno dei Pokémon che più preferisco. Questo era a tavola e vuole ancora mangiare. Perfetto.
sono un uomo adulto e solvente. Non dirmi che vuole lottare adesso. Stavolta non può. Ma io mi domando lei che cosa sia in giro a fare, se l'ha già fatto il coso delle palestre. Vabbè, direi che per questa puntata è tutto. Io vi ringrazio di essere rimasti in mia compagnia anche oggi. Vi ricordo, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, seguitemi su Instagram, lasciate un bel like al video e al prossimo episodio.